E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi non vedete la postazione alle mie spalle perché siamo nel mio posto di lavoro. Oggi infatti vi porto a vedere dov'è che lavoro, quindi rispondo a tante delle domande che mi avete fatto sotto diverse live e vi porto a vedere qual è il mio campo, di cosa mi occupo e i prodotti che tratto nella mia azienda, nell'azienda per cui lavoro. Ma soprattutto andiamo a vedere anche un po', faremo alcune interviste a qualche mio collega, ma anche al titolare e vi faccio vedere un po' tutto quello che tratta l'azienda per cui lavoro. Benvenuti al satellite. Ed eccomi qua ragazzi, come risposto ad alcuni di voi all'interno di diverse live e a diversi Q&A, ora vi faccio vedere più o meno quello che è il mio ambiente lavorativo, quindi di cosa mi occupo. La mia figura nell'azienda è un funzionario tecnico-commerciale, quindi mi occupo di assistenza pre e post vendita di tutto ciò che riguarda la sicurezza, quindi videosorveglianza, antintrusione, ma anche domotica, videocitofonia, automazione e controllo accessi. Quindi spaziamo un po' tutto quello che riguarda lo smart home, quindi quello che serve per rendere casa sicura, ma anche connessa, quindi gestibile tutto tramite il proprio smartphone. In questo punto vendita vendiamo questi prodotti sia a clienti, ma anche a tecnici, a aziende che montano questi prodotti e a diverse aziende forniamo anche un'assistenza tecnica, un'assistenza di supporto per la programmazione, la configurazione di questi prodotti. Quindi principalmente la distribuzione e la rivendita di tanti marchi abbastanza famosi in questo settore. Ma l'azienda, il satellite, non è solo questo, non fa solamente sicurezza, ma anche tanto altro. Nel corso del video vedrete anche di cos'altro si occupa l'azienda per cui lavoro. Quindi questa parte, quello di cui mi occupo io, è solo una piccolissima parte. Partiamo dagli antifurti. Il mondo dell'antifurto è un mondo veramente abbastanza complesso e ricco di prodotti che riguardano la sicurezza delle proprie case. Per poter rendere la propria casa sicura al 100% abbiamo bisogno di andare ad armare tutti gli ingressi della propria casa, quindi finestre, balconi, porte e qualsiasi altra tipologia di accesso che ci possa essere. Se si ha una villa privata, il consiglio che si dà è quella di andare ad armare e partire direttamente dall'esterno, quindi dalla parte perimetrale, prima che qualcuno accedi proprio all'interno di casa vostra, quindi prima che qualcuno possa fare danni direttamente ai vostri infissi. E così come abbiamo a disposizione prodotti filari, abbiamo anche tanti altri prodotti radio che probabilmente avete già visto su YouTube, perché oltre ad aver portato un video proprio di Ajax sul canale, anche tanti altri YouTuber con il tempo, diciamo che io sono stato uno dei primi a fare una recensione su questo prodotto che abbiamo iniziato a trattare e quindi a rivendere qui in azienda, ma è un prodotto che probabilmente avete visto anche in tanti altri canali di YouTuber più famosi di me e sicuramente molto più grandi del mio. E passiamo anche al mondo della sorveglianza, ragazzi, quindi al mondo della video verifica. Andiamo a vedere con i nostri occhi, con il nostro cellulare, quello che succede a casa nostra, nella nostra attività commerciale. Quindi nel caso in cui dovesse scattare l'allarme, andiamo a vedere con il nostro cellulare le nostre telecamere dentro casa o intorno casa per vedere se è un allarme reale o meno, o cosa ha potuto far scattare l'allarme e quindi in quel caso far partire subito le comunicazioni con i carabinieri, la società di sorveglianza locale e quant'altro. Altro campo veramente molto importante è la videocitofonia. Quindi la possibilità di poter andare a installare dei dispositivi di citofonia video con la possibilità
possibilità non solo di avvisarci qualora direttamente dentro casa, qualora qualcuno dovesse andare a cercarci al nostro citofono, ma anche ricevere una segnalazione direttamente sul nostro cellulare. Quindi così facendo, nel caso in cui aspettate un pacco da Amazon assolutamente urgente e non siete in casa, se il corriere vi bussa, oltre a inviarvi la chiamata internamente, arriva la chiamata anche sul vostro cellulare. Oltre a rendere la nostra casa smart, quindi connessa tramite gli antifurti, dei moduli, degli attuatori che ci danno la possibilità di poter andare a creare degli scenari, quindi in corrispondenza di un evento fai questo o quest'altro, abbiamo la possibilità di poter andare a gestire la nostra casa smart, quindi la gestione dello smart home tramite dei prodotti domotici di Home Cloud, quindi andare a gestire dei faretti non solo direttamente tramite interruttori locali, ma anche direttamente tramite applicazione. Quindi gestire dei moduli domotici non solo direttamente tramite l'applicazione per l'accensione o lo spegnimento di prodotti, ma anche tramite degli eventi smart. Ad esempio, nel caso in cui la temperatura supera un determinato limite, chiudere le tapparelle, oppure aprire la tenda, oppure fare tante tipologie di automazioni in base a quelle che abbiamo dentro casa, quindi rendendo così la casa domotica e autonoma in base alle nostre necessità. Dopo che vi ho parlato un po' di quello che è il mio mondo lavorativo, vi porto a vedere anche il resto di quello che fa l'azienda Il Satellite all'interno di questo edificio, perché abbiamo anche altre sedi dove si occupano anche di tutt'altro rispetto alla sicurezza, ma andiamo un po' a intervistare i miei colleghi. Mi chiamo Vito Nardozzi e lavoro presso l'azienda Il Satellite Store di Potenza. Il mio compito è la vendita al banco di materiale elettrico e elettronico. Il mio ruolo è principalmente di assistere il cliente a 360 gradi, consigliando al cliente la scelta del materiale e seguirlo fino al termine della fornitura. Sono Emanuele Nolè e lavoro presso il Satellite Store da circa 2 anni. Sono il responsabile vendite del settore illuminazione. Mi occupo principalmente di seguire il cliente dalla scelta del prodotto fino alla realizzazione della fornitura. Sono Roberto Covillo, amministratore unico dell'azienda Il Satellite. Principalmente noi ci occupiamo di distribuzione di materiale elettrico ed elettronico, sia al dettaglio che all'ingrosso. Abbiamo 4 sedi in Basilicata, 3 su Potenza e 1 su Matera, con diverse specializzazioni. Noi ci rivolgiamo principalmente ad imprese, quindi installatori, imprese edili, rivenditori, quindi il nostro cliente è comunque un professionista del settore. Ed eccoci qua ragazzi, arrivati alla conclusione di questo video, siamo di nuovo nello studio. Bene, come promesso vi ho portato all'interno del mio ambiente lavorativo, del mio mondo giornaliero di tutti i giorni. Alla fine quello che è il mio lavoro primario è quello, YouTube è solo una passione, quindi con il poco tempo a disposizione che mi rimane cerco di portarvi sempre più contenuti interessanti, anche grazie alle collaborazioni che avete visto su questo canale. Ma ora dalla parte vostra resta fare una sola cosa. Di tutto il mondo che avete visto, di tutto quello che è anche il mio mondo lavorativo, se c'è qualcosa che vi piacerebbe approfondire, come magari ad esempio impianto di videosorveglianza, come funziona l'antintrusione, come funziona l'antifurto wireless che abbiamo visto Ajax già una volta in questo video, magari potremo vedere un video approfondito, o magari alcuni punti che non ho trattato come l'automazione, i cronotermostati, l'antincendio e il controllo accessi, fatemi sapere se volete vedere uno degli argomenti trattati in questo video più nello specifico, più in modo approfondito, in modo tale da portarvi un video dedicato qui sul canale. Oltre che nei commenti puoi anche rispondere a un sondaggio che vedi qua all'interno delle schede. Vi ringrazio per aver seguito fino alla fine questo video, mi raccomando, se non sei iscritto iscriviti al canale e metti tantissimi pollicioni all'insù e magari scrivimi nei commenti cosa pensi del mio mondo lavorativo. Beh ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Elytra Technology.